Sono il dottor Barbieri del laboratorio di filogeografia marina del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa e in questo breve video vi mostreremo come effettuare le operazioni di campionamento per lo studio che stiamo svolgendo sul pesce serra in questo momento. Come vedrete basterà tagliare un piccolo frammento di pinna da un esemplare in modo che questo possa anche rigenerarla nel caso che effettuate un catch and release. Federica? Allora, chiamiamo il campione, in questo caso siamo Maria di Massa, quindi lo chiameremo MMA. E 0 01. Oggi è 7, quindi 7 6 16, data. Mettiamo il nome dell'esemplare qui, Monotomus saltatrix, e andiamo a tagliare il pezzetto di pinna. Ok, lo mettiamo sul foglio, sulla carta, e lo lasciamo seccare. Una volta seccato, il campione è pronto per l'analisi. Se vi facesse piacere contribuire al nostro studio, potete contattarci scrivendo all'indirizzo mbarbieri@biologia.unip.it e noi vi ricontatteremo e vi spiegheremo come fare ad aiutarci. Grazie mille.